salute e sicurezza nei cantieri e, più in generale, in tutti i luoghi di lavoro, possono essere date per scontate, ma devono invece rimanere un punto cardine di tutela per lavoratori e imprese. In base alla normativa vigente, le cosiddette figure di sistema costituiscono una rete nell'organizzazione del lavoro in sicurezza, con compiti ben definiti affidati a figure professionali diverse che, collaborando, devono garantire il rispetto delle regole. Il testo unico della sicurezza sul lavoro definisce le figure di sistema quali il datore di lavoro, il dirigente, il preposto, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, addetti del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lavoratori incaricati della gestione delle emergenze, quali evacuazione, antincendio e primo soccorso, e il lavoratore. Mentre nei cantieri edili è previsto anche un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'opera. Il servizio di prevenzione e protezione aziendale coadiuva il datore di lavoro nello svolgimento dei compiti prevenzionistici ad esso deputati, quali ad esempio la valutazione dei rischi, che si estrinseca nel caso delle costruzioni con il piano operativo di sicurezza, o la programmazione della formazione dei lavoratori, eccetera. Il servizio di prevenzione e protezione può essere organizzato internamente o esternamente all'azienda da parte del datore di lavoro fino a 200 dipendenti. Oltre questo numero di dipendenti, l'organizzazione è obbligatoria che sia interna. Per le imprese fino a 30 dipendenti, invece, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione. Nel caso sia presente un responsabile del servizio di prevenzione e protezione, interno o esterno all'azienda, nominato dal datore di lavoro, questo costituisce una figura professionale qualificata, dotato di un adeguato curriculum e di una formazione dedicata definita da un accordo Stato-Regioni. Per l'RSPP è necessario diventare punto di riferimento, deve elaborare dei documenti snelli, semplici, possibilmente graficizzati, in modo che possano essere direttamente applicati in cantiere, e soprattutto questi documenti devono essere condivisi con tutto il personale operativo di cantiere, a partire dalla direzione tecnica per arrivare ai capi squadra e ai capi cantiere, in modo che possa essere effettivamente applicato. Risulta anche fondamentale che l'RSPP sia soggetto attivo nell'organizzazione, gestione e attuazione della formazione e dell'addestramento dei lavoratori, e quindi sia partecipe a tutte le attività di formazione e di addestramento. Il piano operativo di sicurezza costituisce, diciamo, l'ultimo tassello del percorso formativo dei lavoratori, in quanto consente al datore di lavoro di dare le informazioni necessarie ai lavoratori in merito alla valutazione dei rischi e alle misure preventive e protettive che gli stesso ha pensato per la sicurezza dei lavoratori stessi. L'utilizzo dei piani operativi graficizzati è stato anche molto apprezzato dall'organo di vigilanza. Questa è una delle tavole che compongono il piano operativo grafico dello scavo di una galleria. Nello specifico abbiamo rappresentato lo scavo al fronte con l'individuazione dell'analisi dei rischi e le varie prescrizioni operative, che sono accompagnate appunto da una graficizzazione esplicativa molto, molto chiara. Spesso i piani operativi di sicurezza vengono redatti con dei software che però elaborano dei documenti estremamente corposi e farraginosi, di difficile lettura. L'impiego di graficizzazioni e di sintesi consente di migliorare sia la valutazione fatta a monte, sia l'informazione data ai lavoratori in corso d'opera per spiegargli effettivamente come dovranno lavorare. Rispetto al coordinatore della sicurezza, che notoriamente ha un ruolo più di alta vigilanza e di coordinamento delle interferenze, l'RSPP ha l'opportunità di entrare nel merito dell'esecuzione dei lavori, dovendosi confrontare dall'interno con direttori di cantiere, capi cantieri e preposti, al fine di recuperare le informazioni necessarie per redigere i vari documenti di valutazione dei rischi previsti dalla norma e, in primis, il piano operativo di sicurezza. Nel caso di cantieri molto strutturati, come possono essere i cantieri delle grandi opere infrastrutturali o, diciamo, grandi cantieri edili, spesso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
o l'addetto al servizio di prevenzione e protezione, che fa riferimento a un responsabile centrale d'impresa, sono residenti in cantiere, ovvero svolgono il loro ruolo quotidianamente all'interno del cantiere. Normalmente invece, diciamo nella maggior parte dei casi caratteristici dell'impresa della nostra provincia, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è unico per l'impresa e si occupa anche della supervisione e della consulenza a tutti i cantieri che l'impresa ha in essere in quel momento. Recentemente ho concluso un'attività di consulenza come RSPP in un cantiere dell'espansione del polo universitario bolognese e in questa attività di RSPP mi sono reso promotore di un incontro con i responsabili del 118, della centrale operativa del 118 e mi sono appunto reso promotore per far sì che la direzione tecnica di cantiere e i responsabili del 118 si potessero confrontare sui temi specifici di quel cantiere. In particolare è stato presentato il cantiere in tutto il lotto, sono stati individuati i punti di accesso e le modalità di soccorso degli eventuali operatori infortunati all'interno del lotto e sono state individuate delle particolari lavorazioni che avrebbero potuto comportare dei rischi aggiuntivi per le lavorazioni. Di conseguenza mi è stato possibile redigere un piano di emergenza di quel cantiere molto specifico e calato sulla realtà e a seguito della redazione del piano è stata impostata un'attività di formazione e di addestramento specifico per tutti i lavoratori che erano presenti in quell'area di cantiere. Sicuramente per poter realizzare la gestione della sicurezza all'interno del cantiere, quindi la gestione delle fasi interferenti, è importantissimo un ruolo costante tra tutte le varie figure che sono all'interno del cantiere, quindi il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione delle varie imprese operanti e anche il ruolo di dirigenti e preposti, partendo dall'impresa affidataria fino ad arrivare alle imprese esecutrici, quindi un dialogo. Come si concretizza questo famoso? La normativa dice che il coordinatore deve verificare attraverso opportune azioni di coordinamento l'applicazione di quanto contenuto nel PSC. Questo non si può fare se non si ha una relazione continua con tutti quelli che sono i soggetti che si occupano di sicurezza all'interno del cantiere. Se scindiamo quella che era la realizzazione dell'opera in due momenti principali, quello della progettazione e quello dell'esecuzione, possiamo dire che il coordinatore, propriamente detto come coordinatore in sede di progettazione, è quello che deve fare la pianificazione delle lavorazioni. Come afferma anche una dichiarazione dell'OSCE del 2004, dice che molti problemi di salute e sicurezza sul lavoro che si riscontrano durante la fase di realizzazione dell'opera potrebbero essere evitati se venissero affrontati già nella fase di progettazione. Quindi è una figura che deve costruire un documento di sicurezza, che è il piano di sicurezza e coordinamento, che porta proprio dalla gestione delle rischi e delle fasi interferenti realizzate da più imprese, realizzando idonee misure di sicurezza. Un documento importante legato al piano di sicurezza e coordinamento è anche quello degli oneri per la sicurezza, quindi capire e identificare quelli che sono i costi per la realizzazione delle misure di sicurezza, che tra l'altro non sono soggetti a ribasso d'asta. Il secondo momento, che è quello della fase della realizzazione dell'opera, vede la figura del coordinatore in sede d'esecuzione. Che cosa deve fare? Deve semplicemente verificare l'applicazione di quanto contenuto nel piano di sicurezza e coordinamento, eventualmente adeguarla a quelle che sono le evoluzioni intervenute a seguito dell'appalto. Il ruolo è sicuramente quello della gestione delle interferenze tra le varie imprese che operano, anche perché il coordinatore c'è quando ci sono più imprese all'interno del cantiere. Ricordiamoci anche il ruolo del coordinatore nella gestione dei rischi che l'esterno genera verso il cantiere oppure i rischi che il cantiere genera verso l'esterno. Adesso un esempio l'abbiamo avuto anche recentemente con il crollo del ponte sull'autostrada 14, dove c'è stata proprio un'evidente interferenza tra attività di cantiere e attività esistente, che era quella legata alla circolazione autostradale. Mi preme anche ricordare un'altra funzione del coordinatore, che è quella della redazione del fascicolo dell'opera, che praticamente individua quelle che sono le misure di sicurezza che devono essere adottate durante la gestione dell'opera, quindi cantiere finito, opera realizzata, durante le attività di manutenzione ordinaria dell'opera, e già nella sede di progettazione va a identificare quali sono le misure che devono adottare i lavoratori che saranno impegnati in queste lavorazioni. L'RLST è comunque
di emanazione sindacale, ma viene nominato e formato dall'organizzazione sindacale a cui appartiene. Mentre l'RLS, quindi il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che è presente direttamente nei luoghi di lavoro ed è presente nelle aziende che hanno più di 15 dipendenti, viene eletto dai propri colleghi, quindi è di fatto un lavoratore, poi ha delle competenze e delle conoscenze specifiche in materia di sicurezza, con il ruolo soprattutto di coadiuvare e aiutare i colleghi nel momento in cui ci sia necessità. Nel nostro settore, ovvero quello dell'edilizia, è fondamentale attivare delle azioni per poter intervenire prima, quindi evitarli gli infortuni, e quindi c'è un rapporto abbastanza costante e diretto con le altre figure professionali che hanno competenza. Sul nostro territorio gli organi vigilanti interagiscono già da tempo tra di loro, nel senso che è difficile che nello stesso luogo di lavoro tornino più soggetti, che sia l'USL piuttosto che l'INPS o l'INAIL. Spesso fanno anche degli interventi assieme, soprattutto nei luoghi di lavoro o nei cantieri, pensando nel caso specifico all'edilizia, dove ci possono essere delle criticità potenziali, in teoria le opere pubbliche, come può essere in questo momento sul nostro territorio il People Mover, o come lo è stato fino a 2 anni fa la stazione dell'alta velocità, dove, oppure la variante di Valico, dove in particolare l'USL aveva delle presenze bisettimanali sui cantieri, perché lì il rischio potenziale era molto alto. Quali sono i compiti e le responsabilità dei datori di lavoro in materia appunto delle figure proposte alla sicurezza? Sicuramente la prima cosa che guardiamo è, partendo dall'abbigliamento, quindi insomma tutto ciò che riguarda indumenti, guanti, scarpe. Noi chiaramente, andando all'IPLE, tutti i corsi li teniamo, perché oggi sono i controlli a noi avvengono sia USL che Ispettorato del Lavoro, ce n'è capitato uno anche a brevissimo, quindi, e guardano veramente tutto, quindi scale, attrezzature, martelli devono essere revisionati, imbraghi. Noi poi facciamo anche non solo edilizia di interni, ma anche tetti. Quindi, facendo tetti linee vita, ancora di più siamo obbligati a tutto ciò che riguarda caschetti, imbraghi, a tenerli sotto controllo. Non è una cosa semplice, perché le scadenze sono ogni 2-5 anni. Noi abbiamo incaricato un'azienda che ci segue per la sicurezza, che ci dà insomma un'occhiata ai POS e guarda tutte le certificazioni che non vadano in scadenza, ecco. Anche perché è da poco uscito il nuovo testo unico giusto in materia di sicurezza. Dal punto di vista imprenditoriale, appunto, che cosa è cambiato, quali possono essere anche delle prospettive future, se vogliamo azzardare una previsione? Ma guarda, a livello imprenditoriale, se posso dire, i costi lievitano enormemente, anche perché, come ti dicevo, solo farsi seguire da un'azienda che fa sicurezza sono migliaia d'euro tutte le volte, e realmente a noi non ci viene riconosciuto nulla. Quindi le multe, guarda, già ecco quello che vedete a terra, se un cavo attraversa una porta e sei dentro un'abitazione, sono 1.000 rotti euro a cavo che passa su una porta, quindi dovrei farli tutti in altezza. Quando si investe anche in termini economici in salute e sicurezza, e appunto la salute e la sicurezza non vengono considerate come un costo, ma un valore su cui investire, i risultati si ottengono. Sicurezza io la intendo sia sulla persona fisica, ma anche danni a terzi. Quindi la sicurezza viaggia da polizze assicurative, viaggia da, come dicevamo, tutto quello che viene portato di attrezzature, come anche, faccio ipotesi, noi facciamo ponteggi, non si fanno, diciamo così, le aziende che fanno ristrutturazione, le aziende edili, ormai il ponteggio non lo creano più, viene solo ed esclusivamente fatto in appalto ad aziende che sono certificate per fare il ponteggio. Quindi
la sicurezza deve essere totale, insomma, io non, anche l'artigiano che viene a lavorare per me mi deve esibire assicurazioni, DURC, devo verificare, cioè, quindi ecco, diciamo così, l'imprenditore edile poi è soggetto al controllo di tutti, perché basta un artigiano che è in appalto ed è nel tuo cantiere a lavorare, se c'è qualche cosa che non va, alla fine o si fa male, ricade sempre sul committente e sull'imprenditore. Prima faceva riferimento al fatto che un cantiere in interno è meno complicato di uno in esterno, vogliamo metterli un attimo a confronto? Ma sì, allora, il fattore dell'esterno, ecco, come ti dicevo, esige che ci siano delle persone che abbiano fatto dei corsi preposti per imbragature, utilizzo dei cestelli, si lavora sempre a contatto con delle strade, con del pubblico, quindi dei passanti, quindi deve essere tutto estremamente fatto con attenzione. Adesso qua, allora, come normative c'è poco da seguire perché siamo in un interno, quindi cioè, quello che possiamo dire è quello che riguarda magari un quadro di cantiere che deve essere collegato a Enel e deve avere le sue normative, i cavi devono essere certificati, tutte le attrezzature possibili e immaginabili devono avere un, faccio ipotesi, tutto quello che vedete qui, da, guardiamo se c'è dentro più che altro, ecco, insomma, sono tutte attrezzature che vanno verificate ogni 2-3 anni, hanno dei libretti, uguale va tutto quello che riguarda l'idraulica, l'elettrica, tutti gli impianti che vedete nel bagno dietro di voi vengono fatti con tubature particolari, insomma, deve essere tutto certificato. Tra le attività per i primi 70 anni di IPLE e per promuovere la cultura della sicurezza, l'Istituto Professionale Edile di Bologna organizza il concorso artistico Sicuri si cresce. È aperto a tutti e consiste nella realizzazione di un video di 2 minuti sul tema della sicurezza, da inviare entro il 30 di aprile. I migliori lavori saranno poi messi in onda nelle puntate della nostra trasmissione Edilizia Sicura. Tutto reperibile sul sito www.edili.com. L'IPLE dà la possibilità di introdurre i giovani preparati in uscita dai propri corsi per un periodo di stage gratuito in azienda. Per informazioni consultare il sito www.edili.com. Segnaliamo i corsi in partenza a cura di IPLE. Da martedì 28 marzo, corso di progettazione, le linee vita e sistemi di protezione dalle cadute sulle coperture. Martedì 28 marzo e venerdì 7 aprile, aggiornamento in prevenzione incendi. Lunedì 3 aprile, corso I costi della sicurezza, aggiornamento per coordinatore alla sicurezza, modulo 7. Venerdì 7 aprile, corso per tecnico ambientale per lo sviluppo sostenibile. Per informazioni si può consultare il sito www.edili.com.